Sempre viva Bertagnolli, l'alta tecnologia al servizio dei grandi atleti di seguito e il riferimento in particolare a coloro che a praticare i rispettivi sport mettono le protesi, tra le migliori in assoluto quelle costruite al centro INAIL di Vigorso di Budrio, l'istituto alle porte di Bologna, all'avanguardia nel mondo, attualmente diretto dall'ingegner Gregorio Teti. Ferma ancora oggi la linea indicata all'inizio degli anni 60 da Johannes Schmidl, il primo direttore. Voglio umanizzare le protesi, l'autorevole credo dell'ortopedico austriaco, per progresso nel frattempo mai interrotto. Dagli ausili che si usano nel quotidiano fino appunto a quelli super performanti destinati agli atleti paralimpici, avveniristici prototipi, da immaginare in questo caso come fossero macchine di Formula 1. Gli stessi atleti allora, a continuare il parallelo come piloti collaudatori, e ancora i tecnici ortopedici che questi ausili progettano e costruiscono come meccanici ai box, al segno ripetuto delle imprese combinate dai campioni azzurri. Tokyo 2020, per altra recente conferma, inaspettato incontro compreso proprio durante la nostra visita al centro protesi sportive dell'INAIL.